Carmen. Il futuro è nell'agricoltura biodinamica, lo sostiene Giulia Maria Crespi, presidente onorario del FAI, che ha organizzato una serie di percorsi per far conoscere la campagna e le cascine dell'Interland milanese. Vediamo. Per molti milanesi le campagne intorno alla città sono un mondo inesplorato. A farle conoscere ci prova il Fondo per l'Ambiente con i percorsi della Via Lattea organizzati insieme alla società Expo. Dopo il Naviglio Pavese, l'Adda e il Parco Agricolo Sud, ieri quarta e ultima tappa sul Ticino. Tante le soste culturali ma anche gastronomiche lungo il circuito ciclopedonale da Bereguardo a Casorate Primo nel Pavese. È una manifestazione che porta tutti, dai bambini ai nonni, in bicicletta, piedi o sui battelli, a conoscere il territorio alle porte di Expo e a conoscere la bellezza della nostra agricoltura periurbana. Alla cascina Pirola, zelata di Bereguardo, interviene anche Giulia Maria Crespi, presidente onorario del FAI. Il futuro, dice, è nell'agricoltura biodinamica, nessun fertilizzante chimico e rotazione delle colture per salvaguardare la fertilità del terreno. In queste cascine noi coltiviamo col metodo biodinamico e in più impieghiamo 22 persone su 300 ettari, mentre in un'azienda normale ce ne sarebbero 4. Noi facciamo in modo che la terra nel nostro piccolo non salti per aria. Adesso